Io nell'introdurre la prossima Biennale d'Arte devo sempre richiamare alcuni elementi per dare una prospettiva storica a quello che stiamo facendo e per comprendere appunto il significato alla luce di quanto fatto in precedenza. E devo sempre ricordare come a partire dal 1998, dopo la riforma della Biennale, abbiamo fatto un'importante riforma per quanto riguarda la mostra d'arte. E prendendo spunto e riferimento dall'esperienza compiuta da Bonito Oliva nel 1993, abbiamo reso permanente, definitivo, il modello duale, cioè il modello di una mostra che era mostra per padiglioni, ma sulla quale già si sentivano, come dire, discorsi, ma è una mostra per padiglioni in un mondo che diventa sempre di più cosmopolita, eccetera. La globalizzazione, la mostra per padiglioni è insufficiente, bene, noi invece di lamentarci sulla inadeguatezza di una mostra per padiglioni ci siamo detti ma perché non fare il contrario, rafforzarla e affiancare alla mostra per padiglioni una nostra mostra d'arte internazionale, per cui il curatore della Biennale viene nominato come curatore della mostra internazionale che si affianca a quella per padiglioni nazionali. E cominciamo con Zeman, e forse il fatto che Zeman abbia partecipato con aperto a quell'esperienza di allora non è stato un fatto casuale. Ora, da questa mostra duale, questa grande mostra duale, dove la mostra nostra e la mostra per padiglioni si alimentano a vicenda, dà origine ad un fatto, questo sì davvero unico al mondo, a una pluralità di voci. Ed è, a differenza di qualsiasi altra biennale, la nostra è una grande mostra internazionale con pluralità di voci. Al nostro curatore si affiancano dagli 80 agli 85 curatori provenienti da varie parti del mondo, ciascuno porta una sua voce. E fatto abbastanza interessante, da quel momento in avanti, invece di calare il numero dei paesi che desideravano partecipare, è aumentato vistosamente. E siamo intorno ai 90. E voglio ricordare tra le ragioni che spingono i paesi a venire, ve n'è una che è dominante, ed è quella proprio del voler mostrare al mondo la propria esistenza e volerlo mostrare nel mondo dell'arte e della cultura. È un desiderio esistenziale fondamentale che sta ispirando numerosi paesi. E arriviamo quest'anno ad avere, come dire, ai due estremi questo fenomeno. Da un lato abbiamo, come sempre c'è, paesi che emergono e che quindi, appena emersi nella storia come paesi autonomi, chiedono di essere alla Biennale quasi come un riconoscimento di esistenza. Tra questi il Kosovo, che sarà quest'anno per la prima volta da noi. Ma poi vi sono anche presenze molto particolari, che sono non soltanto le Maldive, ma quest'anno abbiamo per la prima volta lo stato di Tuvalu. Tuvalu sono 6 o 9, non ricordo, piccole isole nel mezzo del Pacifico, un sistema di isole che forma uno stato autonomo, caratterizzato dal fatto che l'altezza massima raggiunta da questi territori è di 4,5 metri sul livello del mare. Cioè, il timore che se gli eventi del surriscaldamento terrestre, gli eventi che possono portare all'innalzamento degli oceani sono rischi veri, abbiamo le Maldive e Tuvalu che gridano la loro presenza alla Biennale per dire ci siamo anche noi e anche noi vogliamo essere riconosciuti come capaci di essere presenti nel mondo dell'arte. Cito en passant, ma questo in tutt'altra veste, come desiderio anche questo in un qualche misura di riconoscimento della Biennale come luogo opportuno per esserci, cito la Santa Sede, che questo interesse della Santa Sede ad avviare un dialogo
col mondo dell'arte contemporanea, ad avviarlo in modo sistematico. Ecco, che questo, che per fare questo sia scelta la Biennale, per noi è ancora una volta un elemento di riconoscimento del nostro ruolo.